Hanno fatto di tutto per salvarlo dopo 5 mesi di lotta, ma alla fine si sono dovuti arrendere. Christian Persico aveva 34 anni, ma il Covid-19 gli ha concesso solamente 9 mesi di felicità con sua moglie. Si è spento mercoledì alle 14.45, lasciando sbigottita la comunità di Casnigo, già pesantemente provata dalla pandemia. Christian, perito elettromeccanico, lo conoscevano tutti in paese. Volontario tuttofare in oratorio, presente soprattutto quando c'era da occupare di impiantistica, faceva parte del circolo fotografico Someanza ed era un appassionato suonatore di baguette, la cornamusa bergamasca di cui Casnigo si fregia di essere la culla. Siamo frastornati, questi mesi sono stati terribili per la nostra comunità, commenta il sindaco Enzo Poli. Christian era un giovane solare, generoso, con tante passioni e buona qualità. Speravamo tutti che si riprendesse, invece siamo qui a piangere la scomparsa. Casnigo è stato toccato in modo pesante dal Covid, abbiamo perso anche il nostro parroco Don Giuseppe Berardelli e tanti altri che ha accompagnato con sé in paradiso. Solo a marzo ci sono stati 35 decessi, non tutti per coronavirus, ma l'anno prima ne avevamo avuti 4. Profondo cordoglio anche tra i componenti del comitato dei festeggiamenti per l'apparizione di Santa Caterina a Bergamo, dove Christian da anni partecipava alle celebrazioni come portatore del simulacro della Dolorata. I funerali saranno celebrati sabato alle 10.30 nella parrocchiale di Casnigo.